colombi e grillai sono spesso in competizione per la scelta del nido. Ecco, qui siamo sotto un posatoio di grillaio e queste sono le borre, cioè i rigurgiti del grillaio delle parti indigeribili delle sue prede. Dall'analisi di queste borre si può anche stabilire il regime alimentare del grillaio. Come vedete, qui si è nutrito prevalentemente di insetti. Queste sono le elitre degli ortotteri, dei coleotteri che ha mangiato. Invece, tra borra, probabilmente sono stati rigurgitati anche le parti di qualche piccolo mammifero che ha predato il grillaio, quindi i peli e le ossa. Anche questa è una borra costituita prevalentemente da insetti. Dagli studi effettuati proprio su queste borre si è evidenziato che più del 90% delle sue prede sono costituite da insetti, ortotteri e coleotteri principalmente. A Monte Scaglioso, come a Matera, sono stati posizionati i nidi artificiali che i ricercatori del progetto Life Natura controllano regolarmente. Nel primo mese di vita i piccoli vengono inanellati per poterne seguire gli spostamenti in caso di ricattura. Con il passare dei giorni i pulli si fanno coraggio e cominciano a lasciare il nido. Una volta involati, però, i piccoli non sono ancora indipendenti. Rimarranno nelle vicinanze per almeno altre 2 settimane e continueranno ad essere accuditi dai genitori. Dopodiché si allontaneranno definitivamente. Dall'alto dei tetti dell'abbazia di Monte Scaglioso si gode una vista spettacolare del Parco delle Murge Materane. È proprio qui che spesso i grillai della riserva di San Giuliano vengono liberati se sono in grado di sopravvivere in natura. Tra il 2007 e il 2009 sono stati accolti e curati più di 418 grillai. Ciao Matteo. Ciao. Ciao Giuseppe. Matteo Visceglia è il responsabile del centro recupero rapaci della sezione provinciale di Matera. È stato istituito nell'ambito del progetto Life Natura Rapaci Lucani. E Giuseppe Grossi è un volontario del centro che collabora appunto con Matteo. Certo. E oggi siamo qui per liberare 2 falchi grillai. Come sono arrivati al centro questi? Questi 2 falchi sono due maschi subadulti. Uno di questi è arrivato l'anno scorso, era ancora giovane, appena involato, con un piumaggio completamente rovinato da una detenzione in cattività. Noi l'abbiamo curato per quasi un anno. Quindi l'avete ripulito tutto? L'abbiamo ripulito, adesso ha cambiato quasi tutto il piumaggio, la coda nuova e quindi è pronto per essere liberato. Quindi è in grado di riprendere il volo? Adesso sì, è in grado di riprendere il volo. L'altro individuo invece è sempre un maschio, arrivato circa 2 settimane fa. Era caduto in un pozzo ed era imbrattato di sostanze oleose, quindi aveva un piumaggio assolutamente inadatto per volare, non riusciva a volare. Questi sono stati ovviamente inanellati da voi. Sì, ecco, questo è l'anello. Questo è l'anellino. Un codice di riconoscimento. Sì, questo serve anche quando verrà ricatturato per capire i suoi spostamenti, anche la sua vita, perché
a seconda degli anni, quando verrà ricatturato, avremo indicazioni anche su quanto vivono questi falchi. Certamente. E tutti i dati afferiscono all'istituto, quello centrale di fauna selvatica. Esatto, sì. Benissimo. Allora io direi adesso, liberiamoli e facciamoli ritornare finalmente nel loro ambiente naturale. Ecco, bellissimo. Si è unito ad altri tre individui che stavano a caccia qui sui campi. E voi li liberate qui proprio per questo motivo? Sì, cerchiamo di liberare i grillai sempre negli ambienti dove già ci sono altri individui, in modo che possano aggregarsi a questi soggetti e riuscire anche a seguirli nella loro caccia. L'estate, i giovani si uniscono agli adulti e assieme cominciano il loro volo di ritorno verso l'Africa, dove trascorreranno l'inverno.